Cicilia Lampi, a un mese che la politica, prefettura, prefetto vengono qui alla tendopoli di San Ferdinando, si dice che si cambia tutto, ma in realtà è rimasto come prima. La destinazione di questi immigrati sarebbe su un ex stabilimento disuso, però ci sono delle problematiche perché lì vediamo amianto, degrado, ecco, però a tutt'oggi nessuno si è fatto vivo, ecco. Sì, intanto devo ringraziare, dobbiamo ringraziare il signor prefetto, dobbiamo ringraziare il presidente della regione che hanno avuto questa iniziativa, quella cioè di già di identificare, di trovare un'area dove eventualmente possono far sorgere una cittadella, potremmo dire, dell'accoglienza della regione Calabria, perché dobbiamo stare attenti a non trasformare quel posto in un ghetto. Perché se eventualmente non si fanno poi i servizi, che sono i servizi, qualche bus, piccolo bus, qualche cosa per collegare quel luogo ai posti di lavoro, a Gioia Tauro in modo particolare, poi a Rosarno, a San Ferdinando, a Taurianova, a Melecucco, a tutti i posti dove i migranti vanno e trovano lavoro, diventerà un ghetto. Chiaramente quell'area andrà bonificata, perché quell'area è piena di amianto, l'hai detto, e lo vediamo tutti. E poi è diventata una discarica, e poi sono cresciute delle erbacce, degli alberi. Beh, là è tutto da bonificare, da sistemare, e chiaramente non si fa dalla sera alla mattina, chiaramente là ci vorrà un progetto, una progettazione tecnica e sociale. Perché tecnica? Perché devono impiantare un villaggio, sarà con moduli abitativi, sarà in altro modo, container, non sappiamo, ma chiaramente dovrà essere questa volta veramente un villaggio con delle abitazioni decenti dove i migranti possono trovare un'accoglienza seria. Per noi intanto come Caritas, ma come tutti, possiamo dire nella piana, le varie associazioni che operano con i migranti, la migliore soluzione sarebbe quella dell'accoglienza diffusa nei nostri territori, nei vari paesi. E tanti per uno non fa male a nessuno e sono sicuro che ognuno si trarrebbe benefici, sia da parte dei migranti sia da parte dei nostri comuni, dei nostri centri abitati. E l'abbiamo sperimentato, l'abbiamo visto come a Taurianova, come a Gioia Tauro stesso, come a Rosarno, come a San Ferdinando, a Melicucco, dove hanno trovato una civile abitazione i nostri migranti, penso a Drosi e a Rizzicona ad esempio, Drosi è il modello Drosi, dove hanno trovato accoglienza e hanno trovato una civile abitazione dove abitare, i nostri amici immigrati stanno proprio nel migliore dei modi, pacificamente, lavorano, sono dentro la comunità e cercano di integrarsi al massimo. Chiaramente un'integrazione, noi miriamo a questo, all'inclusione vera, all'inclusione seria, all'inclusione dove ognuno di loro cerca e può un domani pensare e aspirare a portare anche la famiglia. E questa è l'integrazione che noi chiediamo. Quindi quel luogo è un luogo da ancora costruire, con una progettazione, dicevo, tecnica, una progettazione sociale, dove ad esempio noi suggeriamo di pensare a un coordinamento pure, di pensare a una gestione, perché altrimenti poi se si lascia allo sbaraglio, chiaramente in poco tempo degenererà e forse ridiventerà un'altra baraccopoli tendopoli. Dobbiamo evitare questo, dobbiamo evitarlo con degli accorgimenti particolari, quella della gestione, quella dei collegamenti, quella di poter far diventare questa piccola cittadella dell'accoglienza insieme alle comunità vicine, una collaborazione costante nel campo del lavoro, nel campo anche sociale, perché nel campo sportivo, anche per esempio nello scambio delle grandi tradizioni che loro hanno, o sotto ogni aspetto, insieme anche alle nostre tradizioni. Le contaminazioni sono sempre positive quando possono essere fatte e sono fatte in pace, sono fatte nella serenità, nell'accordo comune.